vorrei ricordare che cosa è stata la Torino degli anni del dopoguerra, i primissimi anni del dopoguerra, la Torino teatrale di quegli anni, appena appena, perché in quell'ambiente ha cominciato, almeno per me, a mia conoscenza, ad operare il suo intervento e forse anche il suo proselitismo teatrale. Sono stati anni molto fertili, molto curiosi, in cui si faceva teatro quasi dappertutto, o perlomeno si parlava di teatro quasi dappertutto, di tanto in tanto nel retro di una libreria. Streller e Grassi ci spiegavano che cosa doveva essere il teatro pubblico. Altre volte degli studenti recitavano in qualcosa che assomigliava a delle cantine degli autori che erano scoperte in quegli anni. Ebbene, è in questa Torino che ha reinventato il teatro con una serie di gruppi innumerevoli in cui sono sfilati personaggi che poi hanno seguito strade molto diverse. Ricordo Eugenio Battisti, Gualtiero Rizzi, Alda Grimaldi, Maltese, Ernesto Cortese e tanti altri. Ebbene, fra questi, allora giovani, Ciampi ha portato nelle iniziative precocissime, intendo proprio nell'immediatissimo dopoguerra, una sorta di scarica ideale che forse gli altri gruppi non avevano. È del 46, la guerra era finita proprio da poco, la rappresentazione del Wojtek, poi di Nozze di Sangue a Covetti, con la regia di Ciampi. E in quello spettacolo, che vedevano riuniti alcuni dei nomi più vivi in quel momento a Torino, le scene di Menzio, i costumi di Martina, per uno spettacolo di Carlo Cremona, dell'altro, che tra gli attori avevano Guido S. e Carlo Rama. Ebbene, quegli spettacoli che non avevano, fortunatamente, perché io non credo nel professionismo teatrale, meno nel senso in cui viene inteso di solito, non avevano professionismo, ma avevano una forza che poi difficilmente è stata raggiunta dal mestiere. Ebbene, quegli spettacoli sono stato, io l'ho detto una volta in una piccola storia di quei momenti teatrali, la prima grande festa vera, perché era una festa senza simboli, senza contrapposizioni, senza forse bandiere, ma era la prima vera festa di Torino liberata. E poi, 2 anni dopo, al Palazzo Carignano, in questo palazzo, sempre con l'Unione Culturale, Ciampi diede vita effimera, è durato pochissimo, al Teatro dei Cento era riposto della sala. E allora con Claudio Fino, regista della Rai in quegli anni, e con gli attori della radio di Torino, andarono in scena Il malinteso di Camus, l'Antigone di Sofocle, Mirra di Alfieri, Ricciarda di Foscolo. Le scene erano ancora di Menzio, ma poi di Paolucci e di Casorati. Altri gruppi c'erano in quel momento a Torino. Poi tutta questa attività teatrale è finita.
perché è cominciata l'attività teatrale pubblica. È nato il piccolo teatro della città di Torino, che poi è diventato Teatro Stabile, che è stato forse una prosecuzione, una ufficializzazione di questa esperienza. Ma purtroppo, e questo non lo dico oggi che non sono più al Teatro Stabile, l'ho detto e l'ho scritto quando ero ancora al Teatro Stabile, purtroppo questo teatro pubblico non ha raccolto l'eredità e le forze che a Torino erano esplose in quegli anni. Sono contento che Galvano abbia sottolineato il ruolo di Chaplin nella resistenza e nell'educazione, alla lotta antifascista. Adesso dico come vuole sapere cosa Chaplin come regista. Beh, io non ho condiviso molto la cosiddetta teatralità di Chaplin, perché la teatralità sottintende sempre un rapporto dialettico con le persone che ci ascoltano. Chaplin era se stesso, indipendentemente da questo rapporto. Era un uomo che felicemente, come direbbe Vittorini, pensava con il corpo. E le passioni in lui si accendevano con una tale intensità che la parola non era sufficiente, e quindi pensava col gesto, con la mimica facciale, con le mani, col corpo, con tutto se stesso. Ora, per quanto riguarda la sua estetica teatrale, è un po' difficile definirla, perché era un uomo che non arrivava sul set con dei dogmi, ma aveva una tale educazione fonetica, una tale educazione figurativa, che per lui la realtà si sublimava sempre in questa eleganza e forza e potenza della situazione. Ricordo che arrivava a dare una tale intensità alle proprie emozioni e ai propri convincimenti. Io ricordo un episodio durante la rappresentazione del Wojtek. Cioè, voi sapete come muore Wojtek? Cioè, questo soldato che vuole fare scomparire il coltello con cui ha ucciso Maria e lo getta nel lago. Poi mi sembra che l'ha gettato troppo vicino, avanza ancora nel lago per rigettarlo ancora più lontano, fin tanto che viene seppellito dal mare e muore. Ora, noi non avevamo molti mezzi e quindi il mio coltello cadeva sul legno ed era veramente molto difficile pretendere dal pubblico che quel rumore di legno diventasse invece il rumore dell'acqua che inghiottisse il coltello. Allora io feci parte dei miei dubbi a Chaplin durante la rappresentazione, durante le prove. Allora io disse: non ti preoccupare, se tu tremi d'emozione, se tu vedi il lago, tu devi sentire l'acqua e vedrai che il spettatore sentirà l'acqua al posto del proiettile. E così fu, una serata memorabile, e mi dispiace che queste persone così civili, con le quali ho l'onore di incontrarmi questa sera, siano state impotenti a dare a Chaplin il posto che lui avrebbe meritato nel Teatro Stabile di Torino.
e che il Teatro Stabile di Torino abbia ignorato una forza addirittura titanica di pensiero, di rigore morale, di lucidità e di poesia.